Mario Messinis, da 8 anni non avevamo una biennale di musica, quest'anno è ritornata, in che veste? Beh, con un progetto dedicato a Nono, ma non è comunque un progetto monografico. Attraverso Nono si vogliono intuire diverse proiezioni sulla realtà contemporanea, quindi Nono e molti altri autori. A margine, naturalmente, ma diciamo insieme ai concerti, ci sono anche i convegni di studio, quindi ne uscirà anche qualche cosa. La Biennale Musica è anche un momento per riflettere su Nono e sulla musica contemporanea, è vero? Sì, in questo ambito direi la cosa a cui tengo maggiormente è un seminario dedicato alle prassi esecutive di Nono, nel senso che le partiture di Nono sono incomplete, perché una parte delle musiche di Nono era affidata ad interpreti di fiducia che lavoravano col maestro. Ci troviamo di fronte ad una tradizione orale, per così dire. Ho pensato di riunire tutti i musicisti che hanno lavorato per un decennio con Nono e di costruire una specie di laboratorio, una specie di bottega o di scuola per creare una nuova generazione di interpreti dell'opera di Nono. Questa è la cosa a cui tengo maggiormente. Io credo sulla prassi esecutiva effettivamente il problema potrebbe essere discusso non per il tempo di un commentario, ma per il tempo di una vita. Come del resto problemi di prassi esecutiva si ritrovano con la musica antica e con tanti altri. Questo è particolarmente acerbo e difficile perché nuovo, perché credo sia la prima volta nella storia della musica che si verificasse questo tipo di rapporto tra strumentista e compositore. Io naturalmente ho letto enormi valanghe di lettere del passato, della Ricordi, e c'era un rapporto molto preciso tra il compositore Puccini e i suoi cantanti, il compositore Verdi, il compositore Rossini, non ho bisogno di richiamarli, ma era un rapporto di interpretazione, cioè si sceglieva quel tipo di interprete e si magari adattava la partitura a quella voce. Questo c'è sempre stato, non è una novità. Quello che chiedeva Nono ai propri strumentisti e alle proprie voci era di più, era di inventare. Inventare l'oltre con lui compositore. Questo era un po' il discorso. Per cui difficilissimo. Il nostro compito è difficilissimo. Abbiamo un senso molto preciso del dovere. Il senso molto preciso del dovere è che dobbiamo riuscire a decodificare per tutti gli strumentisti del mondo, quella che è stata la grande stagione compositiva di Nono. L'hommage à Courtac, c'est peut-être la pièce la plus délicate ou la plus difficile à faire, aussi bien pour les interprètes que pour les gens qui font l'électronique. Et non, ça c'est une pièce limite, c'est vraiment une pièce limite où l'interprète joue toujours à la cassure du son, aussi rompere, hein, sempre, où le son n'est jamais lisse, n'est jamais beau dans son sens traditionnel, mais toujours, où le son est toujours en changement continu et il peut se casser, abîmer à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, donc, il y a ce problème que je viens d'évoquer, mais d'autre part, il y a l'électronique qui doit faire une espèce de memoria, qui doit rappeler Courtac, et il y a toujours une espèce de après le son, c'est la pensée de Nono est là, la rencontre de deux hommes, Nono et Courtac, comme nous on parle maintenant, c'est une présence, et nous nous séparons, et après vous pensez dans la rue, ah oui j'ai parlé avec ce gars-là,
Ah oui, il a dit des choses où on a une image de mémoire de l'autre être. Et cette image de mémoire, c'est ce qui vient dans l'électronique la plupart du temps comme une espèce d'ombre derrière de ce qui a été joué. Jamais, ou quand il écrivait comme un compositeur traditionnel, mais chez lui, l'espace était toujours lié au son. Donc chaque son avait une qualité aussi d'espace. Ça, c'est extrêmement important. Et naturellement, il y a des conceptions d'espace dans la composition même, donc des espaces, des qualités d'espace. C'è molto da parlare filosoficamente su questa musica, cioè non è soltanto un discorso di tecnica che è già complessissimo, ma spiegare il significato del suono e della sua filosofia. Questo suono mobile, questa transizione continua, la nascita timbrica e tanti aspetti che l'esecutore ha, tanti atteggiamenti che l'esecutore ha, non solo col proprio strumento, che l'esecutore diventa strumento lui stesso, ma il rapporto poi che c'è con il microfono, perché il microfono in questo caso non è un mezzo semplicistico di rafforzamento del suono o anche di elaborazione del suono, ma è un rapporto continuo di gioco dinamico, di atteggiamenti di movimento, in quanto il suono di Nono non è mai statico, ma è sempre mobile, e quindi anche il rapporto col microfono è di movimento continuo. Tantissimi esperimenti, abbiamo anche per esempio dimostrato come è difficile controllare il suono attraverso il proprio fiato, come è irregolare il respiro, l'emissione, come non siamo più abituati a sentire i rumori del proprio corpo, il sangue, il cuore, tutto questo perché abbiamo perso la capacità di ascoltare. La musica normalmente la si ascolta da una dinamica che è abbastanza alta in su, mai da una dinamica in giù, indietro, perdendo le bellezze, le meraviglie del suono.
Allora, qui andremo dentro al nostro famoso canale 21. E questo qui, di fatto, non serve. Diciamo due parole sulla regia del suono. La regia del suono è indubbiamente una nuova, diciamo, figura della musica, diciamo, dei nostri giorni. E noi abbiamo sempre un po' la tendenza a vedere il nuovo, diciamo, un po' riferito al vecchio, quindi chi sta alla regia del suono è indubbiamente, diciamo, sì, un esecutore, un interprete, che però direi ha tutto sommato è più vicino, direi, un po' al direttore d'orchestra, o perlomeno comunque sta a metà fra, diciamo, l'interprete tradizionale e il direttore d'orchestra, nel senso che lui normalmente non agisce sul singolo suono, ma agisce sul controllo dei suoni di tutti gli esecutori, controlla e gestisce in genere la dinamica globale e anche la diffusione spaziale globale, quindi per questo lo vedo più vicino, diciamo, al direttore d'orchestra, anche se in realtà chi sta alla regia del suono non ha invece il compito di attivare o coordinare, diciamo, i vari strumentisti. Però quello che differenzia, direi, la regia del suono dall'esecuzione tradizionale è che in genere lui agisce sul suono degli altri, cioè è quasi un'esecuzione, direi, a quattro mani, però non additiva, ma, diciamo, uno in funzione dell'altro. 4, 5. Quando è che c'è? Non mi vedo sulla partitura. Quando è che... Per nono, direi, il microfono è l'elemento fondamentale del live electronics, proprio perché attraverso il microfono riesce a cogliere
certe sfumature di suono che vengono perse nel concerto tradizionale. E allora attraverso il microfono Nono riesce a portare, quasi come una sorta di zoom, quasi come una sorta di lente di ingrandimento, all'ascolto vero e proprio, soffi, suoni in pianissimo, elementi quasi impercettibili, e dargli una dimensione spaziale, una dimensione direi anche proprio musicale. Sempre il fondamentale, sempre il fondamentale. No, prendi senza soffio, sono pulito, solo il fondamentale. Ecco, trova questi soffi, devono essere come luci, come stelle su questo grande, su questa grande distesa. Ecco, questo suono basso, e tutte queste luci nel blu, eh? Noi con Nono, però bisogna dire anche questo, che siamo stati lungamente nello studio di fonologia di Friburgo per tanti anni, e lui naturalmente diceva magari, ecco, improvvisate, io registro quello che voi fate, improvvisate su questa linea, ecco, su questo suono, fatemi tutte le possibilità di quel suono, la competenza di quel suono o di quei suoni. Capisci che naturalmente avvenivano delle grandissime composizioni già a livello così improvvisativo, dove lui naturalmente poi cercava di scegliere, come si può dire, scegliere quelle parti che lui naturalmente interessava di più, insomma. E questo è il punto. E quindi queste partiture nascevano naturalmente in collaborazione alle nostre tecniche, naturalmente, certo, questo è vero. Tant'è vero che non scriveva flauto, clarinetto, ma scriveva Ciro e Roberto, insomma, nelle partiture. Anche nel APR è scritto Ciro e Roberto, non è scritto flauto, clarinetto, contrabbasso, insomma. Per lui Ciro rappresentava questo tipo di suoni e Roberto quest'altro tipo di suoni. No, ecco questo. Sentili anche te dentro, entra dentro anche te. Non interrompere mai col respiro. Perché lui capì subito che aveva questo tipo di problema, cercava qualcosa di nuovo nel suono. Per tutti gli strumentisti suonare un po' un'esibizione tecnica soprattutto, no? Abbiamo visto che la storia della musica, tutte le parti per lo strumento solista sono sempre, diciamo, molto evolute tecnicamente e strumentalmente. Lui non cercava questo dall'esecutore, ma cercava un rapporto nuovo che si basasse appunto sul pensiero, sulla meditazione e sul suono, dove dentro c'erano dei, appunto secondo lui, c'erano dei miracoli, dei momenti di spazialità
incredibile. Diceva sempre questo, diceva, la gente non è capace ad ascoltare, la gente non sa ascoltare. Ascoltare un suono, ascoltare la musica è ben altro. In tante ultime composizioni di Nono, questi miracoli che sono dentro il suono stesso, cioè lui un suono lo deforma continuamente, naturalmente lo... Con degli armonici, col soffio, suono ombra, aria intonata, ecco questo suono che si deforma con te, cioè con un suono solo è possibile avere una composizione. Io credo che il percorso dell'ultimo nono sia un percorso verso, direi, l'essenzialità della musica, quasi al suono puro o, se vogliamo, al limite al silenzio sonoro, insomma, ecco. E d'altra parte Nono ha sempre visto l'elettronica, ma in fondo anche come pure gli altri strumenti e la voce, proprio come, diciamo, degli strumenti, dei mezzi per ottenere, diciamo, la musica che lui voleva fare. L'uso delle macchine e il superamento delle macchine. Anche questo faceva parte del futuro lavoro di Gigi e questo era il cammino verso quel progetto che si chiamava Manfred. Praticamente con il Babar, il post preludium è rimasto incompleto, soltanto
nella carta e appunti e sperimentazioni, anche se io l'ho eseguito una volta appunto alla Kammer di Berlino. Era una sperimentazione, già preparata, senza l'uso del Life Electronics, cioè lo strumento puro, scritto semplicemente su una nota e tutte le sue varianti possibili, quindi una cosa estremamente interessante, estremamente curiosa, perché con una nota si possa fare così tanta musica, tanta provocazione musicale. C'est très difficile de faire la musique avec des gens qui prennent la musique de nous non seulement comme musique traditionnelle comme ça, mais qui ne comprennent pas tout le background qu'il y a derrière, donc l'arrière-fond de l'univers de nous, qui est extrêmement important parce que c'est intrinsèquement lié avec la musique. C'est pas la musique et pas de philosophie, pas d'esthétique, pas de politique, tout, ça fait un univers nononien. Et c'est pour ça, approcher la musique de Nono, il faudrait quand même se préoccuper de la pensée de Nono. Cosa c'è di immutabile, di definitivo in Luigi Nono? Forse, se è possibile dirlo, questa incessante, indefinibile, infinibile ansia per gli infiniti mondi, infiniti universi o il De Magia, come Giordano Bruno ha scritto, ha inventato e ha creato, e per il quale Giordano Bruno è stato ammazzato.